arriva la guerra, i primi di gennaio, si sente il cannone ed il mortaio. La gente dai paesi fugge lontano, soldati con il mitra in mano. La prima battaglia per attraversare il Gari, il fiume in piena tra le mine, tra gli spari della divisione Texas, quasi 1800 morirono e volarono nel vento. Tedeschi in postazioni contro inglesi e americani, canadesi, polacchi, francesi, neozelandesi, indiani. La sofferenza è una, non ha colore, caduti in 100.000 con coraggio e con onore. Cassino, cassino, la pace è finita, son tanti i soldati a lasciarci la vita. Là sulle montagne ora tuona il cannone, ovunque c'è morte e devastazione. Per 5 mesi ancora nelle trincee bagnate, attacchi contrattacchi, assalti con granate. Poi il 15 febbraio del tutto inutilmente, bombe sul monastero e sotto tanta gente. Un mese da quella distruzione, per Cassino la stessa punizione. Le fortezze volanti giù, bombe all'infinito, rimase niente di ciò che era esistito. Il 19 marzo i carri all'Albaneta, saliti da una strada segreta, furono tutti distrutti presso la masseria e fu fermato l'attacco all'abbazia. Ma poi venne maggio e la linea sfondata, dopo 4 battaglie Cassino è liberata. Si torna nei paesi distrutti dalla guerra, la più disastrosa mai vista sulla terra. Cassino, Cassino, il cannone ora tace, la guerra è finita, ritorna la pace. Là sulle montagne profumano i fiori, son tante uniformi di tutti i colori. Dispietata dittatura che hanno distrutto questo mondo, diffusa tra il popolo il terrore più profondo, spazzata via per sempre dall'umanità sovrana, la cenere dispersa dagli uventi da tramontana.